Allora, il tema di oggi sarà l'infibulazione. E ci sono ancora degli islamici che dicono che l'infibulazione non è una roba che riguarda l'Islam. Il dottor Del Debbio dovrebbe parlare della Meloni che aumenta le accise sulla benzina, non dell'infibulazione. 88.000 persone all'anno. Siamo in Afghanistan. Però. E poi anche di questa cosa incredibile del ripudio islamico. Il ripudio islamico, ma che è stato. Ma non siamo a Teheran, cazzo, siamo a Milano e a Roma. A proposito di Milano, un sindaco nella periferia di Milano, a Corbetta, l'ha combinata grossa. Che cosa ha fatto questo sindaco? Questo sindaco ha praticamente rivelato urbi e torbi che un calciatore del Milan molto conosciuto che si chiama Alvaro Morata, un centravanti del Milan, andrà ad abitare nella sua città. Lo ha praticamente annunciato in questo modo. Vai regia! È ufficiale, Alvaro Morata, nuovo cittadino di Corbetta. Here we zio Pera. Siamo felici di dare il benvenuto ad Alvaro Morata, che ha preso una bellissima casa a Corbetta e è il nostro nuovo cittadino, quindi diamo il benvenuto e lo aspettiamo in giro per il centro e ai nostri eventi a Corbetta. Ciao bro! Avete sentito? Ciao bro, zio Pepe. Questo qua è uno che ha centinaia di migliaia di seguaci su TikTok, parla ai giovani, eccetera. Quello si è incazzato però Morata, ha detto: io la ringrazio di aver violato la mia privacy, la mia incolumità è turbata, forse me ne vado, vergogna, eccetera, eccetera. Questo ha scritto Morata. Chiamiamo sto sindaco, vai, ti prego, chiamiamolo. Regia, fammi il numero. Voglio capire se ha ragione lui o Morata, fammi il numero. Pronto? Sindaco! Eccoci, buonasera. Lei ha fatto scappare dal suo paese il centravanti del Milan, ma come le è venuto in mente di anticipare, di anticipare il fatto che ha preso casa a Corbetta? Ma non abbiamo anticipato niente, lui è da diverse settimane che è a Corbetta, che essendo un personaggio pubblico è disponibile, fa foto con tifosi, con cittadini ai ristoranti e supermercati in giro per la città. Ed è settimane che si rincorrono voci, che mi arrivano telefonate e messaggi: ma Morata a Corbetta, Morata a Corbetta. Semplicemente ho fatto un post di benvenuto nella città senza violare nessuna privacy, perché non ha ancora fatto, non è cittadino di Corbetta, non ha fatto nessuna richiesta di residenza e niente. Fatto un bel formone, dai. Corbetta. Abbiamo fatto il benvenuto nella città senza dire dove abita, senza violare nessuna privacy. Però scusa, ha fatto il benvenuto. Scusa sindaco, io per carità, infatti ho visto attentamente i video che tu hai fatto, che tra l'altro sei, diamoci del tu, che tu sei una specie di star di TikTok, diciamo. No, vabbè. Insomma, cerchiamo di avvicinare i giovani alla politica. Vabbè, oddio, adesso. E lo fate utilizzando la notorietà di quell'altro, però. No, beh, in questo caso, però scusami sindaco, tu hai detto, lui ha detto: la ringrazio di aver violato la mia privacy. Tu prima di fare un video in cui annunciavi il fatto che un giocatore di calcio prende la residenza là, glielo dovevi chiedere. Non è che tu puoi dire prima di lui, cioè questo è venuto a abitare qua, perché è vero che lui magari avrà fatto delle foto, non è che hai dato l'indirizzo di casa, forse lui andava avvertito o no? Ma da avvertito, abbiamo fatto il benvenuto come abbiamo fatto altre volte, senza dire dove abita, ma semplicemente perché le persone chiedevano un giorno al supermercato, un giorno al ristorante, abbiamo fatto una foto. Se lui non l'avesse ripubblicato sulla storia, sarebbe stato chiuso nella nostra città. E tutti quelli che chiamavano il sindaco, ma è vero che c'è Morata, avrebbero visto il post e avrebbe chiuso lì. Lui, andando a fare questa storia stizzito, tra l'altro mi è anche dispiaciuto, non ha fatto altro che amplificare questa cosa e andare proprio nella direzione opposta rispetto a quello che lui voleva, cioè di tenersi un po' riservato, anche perché è il mio post. Cioè, dice, è stato lui paradossalmente a violare la sua stessa privacy. Se non avesse detto nulla nessuno l'avrebbe saputo. Guardi, il post che ho fatto su Instagram ieri aveva 7.000 visualizzazioni, che sono quelle della città. Oggi ne ha 700.000.
Ah, dunque, se... ci sarà dopo che ha fatto la storia, da 7.000 sono passate 700.000. Cioè, tu stai dicendo che paradossalmente è stato lui a veicolare la notizia più di al di fuori delle mura della città, diciamo, perché comunque i cittadini l'avevano visto, ha fatto le foto, se lo vedevano in giro e chiedevano. Invece continuano a chiedermi, ha detto: e Morata abita a Corbetta, ma non in quella via, in quel numero, nella città. Così come 2 anni fa Onana prese casa a Corbetta, uscirono i giornali dicendo: ma Onana ha comprato una villa a Corbetta. Cioè, e non è successo tutto questo casino che è successo oggi. Però scusami sindaco, la questione è molto semplice. Lui parla di incolumità turbata, di violazione della privacy, una famiglia da proteggere. Tu dici che è esagerato tutto questo, chi è che va a rompere? Incolumità, cioè turbata, privacy, abbiamo detto semplicemente che c'è un personaggio pubblico che abita a Corbetta, mica abbiamo detto dove, qual è l'appartamento, qual è la villa, qual è la finestra. Cioè, mi sembra una cosa esagerata. Però tu dopo ci hai giocato pure, tu ti sei messo a piangere, ti sei messo fintamente a piangere. Perché mi sono anche un po' offeso, ragazzi, cioè, mi sono anche un po' offeso, no? In che senso? Cioè, sei passato come quello offeso. Come quello che mi fa passare come offeso. Cattivo, no? Che ho violato la privacy, i figli e ma tutto, no, cioè, il la sicurezza, incolumità, mi sembra esagerato. Però un po' ha ragione. Posso dirti la verità, che su questa ha ragione. Adesso questi calciatori hanno anche rotti i coglioni, cioè, perché uno va in giro. È passato come il furbetto, quello che usa la notorietà di una persona famosa, per carità di Dio, cioè, che ha tutti gli agi che vogliamo, però magari non voleva far sapere all'universo mondo che andava lì. Scusa, ma che cazzo, ma tanto lo sapeva, non è che questo sindaco del suo territorio, è lui che ha taggato me recuperando il posto, non è che io ho cercato notorietà taggando lui, perché a me non me ne frega niente. Era semplicemente dire: benvenuto, ha fatto una cosa carina, come con tanti altri, come quando i giornali hanno detto: Onana ha comprato la casa, benvenuto a Corbetta, ed è finita lì. Ma adesso come, certo, finisce la cosa? Riposta, come a milioni. Adesso, e poi tra l'altro non è cittadino perché ancora non ha residenza, qui. Ma qui come finisce? L'ha comprata la casa? Euro, la perché né tasse né niente ha pagato, No, ok. Tanto per capirci bene, perché dobbiamo un po' inquadrare: residente, cittadino, dice l'incomunità dei tuoi cittadini, ma lui non è mio cittadino perché ancora non ha fatto la residenza, non ha pagato un euro di tasse né IRPEF né immondizia, niente, stiamo pagando tutto noi. Il fatto che lui qua da un mese, prima cosa, no? Seconda cosa, come rimaniamo? Se lui vuole rimanere lì, ma la casa l'ha comprata lui? La casa l'ha comprata o in affitto? Non ho capito. Io questo non lo so, non vorrei violare la privacy, so che qua secondo me non l'ha comprata, no? Però diciamo non vorrei violare la sua privacy. Vabbè, è come se l'avesse violata, però ha detto che non l'ha comprata, dunque l'ha affittata. Comunque vabbè, questo non lo so, non lo so che come qua si è accomodato, eccetera. Sicuramente non è residente, non ha fatto nessun atto pubblico, però se lui vuole venire io le stringo la mano, siamo amici, do il benvenuto ancora, per me non c'è nessun problema. Ma tu hai fatto la cosa, tu hai fatto la anche un post credo su Instagram con la bandiera dell'Inter, con i colori dell'Inter, che tu sei interista. Io sono interista, no? Tu hai fatto ciao ciao con la bandiera dell'Inter, l'hai perculato, come dice Parenzo, un po' l'hai perculato. Detto, come sportivo mi spiace se ne vada a Corbetta, come interista me ne fanno una ragione, che devo fare? Abbiamo dato la notizia, appunto, chiuso, come ha fatto il giornale 2 anni fa. Abbiamo dato la notizia, questo è quello che io le contesto, mi scusi. Vabbè, direttore, uno può dare sindaco. La notizia che arriva abbiamo un centravanti, arriva un giocatore famoso. È un sindaco, è l'ANSA, non ho capito io. Cioè, uno dice abbiamo dato la notizia, ma la notizia la dirà il direttore Compu dell'ANSA, il direttore Tamburini, il direttore della DN Cronos, il mio amico Desario, loro daranno la notizia. Lei fa il sindaco, che cazzo di notizia deve dare? Adesso mi fate arrabbiare, però io l'ho ascoltata 5 minuti, dice abbiamo dato la notizia. Lei deve sistemare le strade, che magari saranno bellissime, non sono mai stato a Corbetta, non lo so, deve sistemare i parchi pubblici, deve sistemare, non deve che dare cazzo notizie, lei vuole, non è che no, deve dare notizie. Oggi chiedono al sindaco qualsiasi cosa, cioè va via la luce, mi dicono sindaco, ma perché continua andare via la luce a casa mia? Quello d'accordo. Allora il sindaco cerca di rispondere, mi continuano a chiedere: ma è vero che c'è Morata? Ma è vero che Morata è qui a Corbetta? Vabbè. Arrivano messaggi, telefonate, mi hanno dato una risposta unica, univoca, benvenuto alla Corbetta Arena, questa alla se l'è presa. Alla fine, io alla fine di tutto, sono dalla parte del sindaco. Arrivederci, a presto. Ciao a tutti, arrivederci. Avanti tutta, non se la prendo. Avanti sempre. Dove? Avanti, faccia le strade, altro che dare notizie.